Non so se pure qui a Cassandrino le persone che una volta aiutavano a partorire, no, a mammana. Sì, varie cose mi hanno detto, però di essere a mammana non me l'avevano mai detto. Quindi. Però Socrate pure lui ha un'espressione del genere quando parte l'arte socratica, la maieutica, questo aiutare a cercare, a tirar fuori. Però è una cosa bella che riguarda poi tutti quanti abbiamo questa bellissima responsabilità e anche dono, se volete, cercare di aiutare a tirar fuori quello che è da sempre nel nostro cuore. Noi molte volte pensiamo che chissà quale grandi novità uno dica oppure uno si aspetta, no, è già tutto nel nostro cuore. Ci sono molte volte delle sfumature, delle pennellate che vengono date, però alla fine quello è, perché la realtà dell'amore che da sempre il Signore ha messo dentro di noi, quello è. E poi il resto è un modo di come viene coniugato questo amore. Allora ci può essere una dimensione particolare, c'è la dimensione della carità, della liturgia, della catechesi, del farsi prossimo, di fare uno spettacolo, di fare l'animazione. Sono tutti modi attraverso i quali si coniuga poi quest'amore, nell'essere sposati, nell'essere singoli. Sono in realtà che, ripeto, coniugano l'amore, però è già da sempre nel nostro cuore. Nel pensare all'incontro di questa sera, collegandoci anche agli altri due che abbiamo fatto sul tempo, no, se vi ricordate, su questa realtà che ci viene donata e che noi molto tutti pensiamo di possedere, però poi l'unica realtà che ci sfugge ed è quella che noi non possederemo mai, con tutta la buona volontà. Nessuno di noi, lo dice anche la scrittura, potrà aggiungere un'ora sola di più al tempo che poi è destinato. Pensavo al fatto che noi nel tempo ci è dato, e nell'avvento lo stiamo vivendo, il fatto di conoscere Cristo. Ora, stranamente, se io vi chiedessi il modo primo attraverso il quale noi conosciamo Gesù, noi forse potremmo rispondere erroneamente che il modo primo attraverso il quale lo possiamo conoscere è uno studio attento e riflessivo, anche con qualche esperto, della parola di Dio. Quindi lo studio della scrittura. Ed è vero, però vedete, lo studio della scrittura potrebbe arricchirci e certamente arricchisce la nostra mente, la nostra intelligenza. Ma è un altro il luogo dove noi veniamo in diretta proprio conoscenza con Gesù. Perché io posso leggere un libro sulla vita di Don Ernesto. C'è? Ok. Però capite che conoscenza avrò di Don Ernesto in base alle letture che ho fatto del libro? I tuoni, sta piovendo, si prepara la pioggia. C'è, dicevo, un altro luogo dove la conoscenza è una conoscenza esperienziale, vera e forte, ed è la liturgia. In modo particolare i sacramenti, perché vedete, attraverso la celebrazione dei sacramenti noi veniamo a contatto col mistero che è Cristo. Attraverso i sacramenti noi entriamo in contatto con la vita di Cristo, che noi la celebriamo nel corso dell'anno liturgico, nello svolgersi dell'anno liturgico dei misteri della vita di Cristo. Quindi nella celebrazione è Cristo che ci viene incontro. Guardate, noi purtroppo con la celebrazione difettiamo tutti quanti, perché noi pensiamo che la celebrazione è un rito bello, articolato, qualche volta anche un poco complesso, pensiamo a sembrare la Vigilia Pasquale o il Venerdì Santo. Però è un rito al quale ci è chiesto che cosa? Di prendere parte a questo rito e poi finisce lì. Noi nella celebrazione ci situiamo nella celebrazione faccia a faccia con Gesù Cristo. La nostra vita si decide nella celebrazione. La vita di un credente, quindi di conseguenza la vita di una comunità, non cresce o si edifica perché c'è un bel progetto pastorale. Neanche per questi incontri che facciamo e che Don Ernesto propone a tutta la comunità, o per altri incontri che si possono fare.
La vita comunitaria non cresce neanche perché ci sono i catechisti, o c'è il gruppo della Caritas, o il gruppo liturgico. La vita cresce nella comunità perché c'è la celebrazione dell'Eucaristia, dove c'è Cristo vivo e vero. Negli altri ambiti noi abbiamo una riflessione sul mistero della vita di Cristo. Allora, quando adesso parleremo della vigilanza, a un certo punto farò riferimento proprio a questo. Ma noi, che consapevolezza abbiamo della grazia che ci viene partecipata nei sacramenti? Chi di noi, partecipando a una riconciliazione, alla confessione, esce da lì consapevole della grazia che ha ricevuto in quel momento? Molte volte, vedete, le persone anziane, no? Ah, che bella confessione che mi ha fatto, mi sento più in pace. Ma questa è la grazia di Dio, farmi sentire in pace. Ah, meno male che ho partecipato alla messa e l'ho trovata, perché altrimenti se non sentivo la messa poi, se non sentivo la messa poi mi sentivo un poco così. Quindi la celebrazione eucaristica è qualcosa da sentire per farmi poi stare tranquillo. Perché altrimenti se non riesco a partecipare, sapete qual è il dramma? Che domenica prossima, confessandomi, dovrò dire pure che non ho partecipato alla messa, un altro peccato in più. E che dire della parola? E che dire dei poveri? Allora capite perché c'è questa cosa che ci martella, no? Vigilare la vigilanza, vigilare la vigilanza. E invece noi preferiamo dormire. Vi voglio leggere la prima lettura del Vangelo che ascolteremo domenica prossima durante la messa, perché li vedo proprio in modo attinente e particolare per quello che abbiamo detto negli incontri due precedenti e quello che vorrei aggiungere questa sera. Perché la liturgia nella celebrazione sacramentale, ponendoci in rapporto diretto con Dio, pone anche Dio in rapporto diretto con noi. E la liturgia, se vi ricordate gli incontri che abbiamo fatto qualche anno fa, dice la liturgia qual è il desiderio di Dio, non tanto il desiderio dell'uomo. Nella celebrazione, come nell'agire di Cristo, è Dio che cerca l'uomo, non è l'uomo che cerca Dio. L'Avvento, abbiamo cercato di dirlo, lo ribadiamo anche questa sera, è Lui che ci desidera, prima ancora che noi desideriamo Lui. E guardate, noi possiamo dire quello che vogliamo, possiamo fare tutti gli esami di coscienza che vogliamo, ma è Lui che ci desidera. E alla celebrazione noi non partecipiamo perché siamo santi. Partecipiamo perché Lui ci desidera. La celebrazione è attrazione da parte di Dio. Capite? Non è capacità del sacerdote, di chi presida la celebrazione, che ha delle doti particolari. Sì, ci possono essere anche quelle, ma quelle sono secondarie. E noi invece pensiamo che quelle siano le primarie. Quanto è bravo quel sacerdote, che bella messa che sa dire. Ma avete mai visto poi la vita di queste persone che dicono così, se sia più santa rispetto a vecchiarelle che casomai questo non lo dice, ma casomai partecipa ferialmente alla celebrazione eucaristica e forse nel suo piccolo fa di più rispetto a chi dice che bella messa che tu quel prete. Io o Don Ernesto rispetto a me o io rispetto a lui non aggiungiamo niente in più alla celebrazione. Io con quella cosina in più che posso conoscere sulla liturgia, che potrebbe non conoscere lui, non è che aggiungo qualcosa, la faccio più bella o più buona, come sempre qualcuno non viene a confessarsi, padre datemi una bella benedizione, e mi viene da chiedere com'è una bella benedizione rispetto a una benedizione normale, cioè fammi capire, una bella benedizione. Oppure qualcuno non appena finisce la messa viene e dice, padre mi date una benedizione, è perché a fine messa che cosa abbiamo dato? Ma la celebrazione che cos'è? Non è la benedizione, perché San Paolo qualche domenica fa ci ha benedetto sia Dio perché ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E che cosa abbiamo celebrato in quel momento se non questa benedizione?
mi date una benedizione. Abbiamo fatto le barzellette fino a questo momento. Capite allora la nostra comprensione qual è? Noi purtroppo siamo legati, e dobbiamo dire la verità, siamo legati ancora a programmi scolastici che dobbiamo portare a termine. A scuola, no, se vi ricordate, dice, il programma è che dobbiamo iniziare da questo a qui, dobbiamo finire col risorgimento. E quindi tutta la corsa lì perché devi arrivare al risorgimento, perché a fine anno poi così devi arrivare. Perché quando poi fai il consiglio di classe devi dire che il programma tu l'hai svolto. E qual è il programma che dobbiamo svolgere come catechisti, come animatori, come liturgisti, come sacerdoti, come parroco, come presbitero? Qual è il programma da svolgere? Se non questa conformazione a Cristo Gesù. E la liturgia, la celebrazione, l'ingresso nei misteri della celebrazione, proprio questo, di celebrazione in celebrazione per conformarci sempre più a Cristo Gesù. Noi non andiamo a messa per la messa, non andiamo neanche a messa per fare la comunione fine a se stessa, noi andiamo a messa per conformarci a Cristo. E la cosa bella, sapete qual è? A che cosa serve conformarsi a Cristo? Conformarsi a Cristo significa scoprire io chi sono come uomo. Conformarsi a Cristo significa scoprire la realtà della natura umana. Perché se lo scopo doveva essere scoprire la natura divina, Gesù non si incarnava come uomo, sarebbe venuto come Dio. Invece è venuto come uomo. Quindi vuol dire che è quell'umanità di Cristo che sta davanti a noi, che quella noi dobbiamo far nostra. Non me lo sto inventando io, lo dice Gaudium et Spes numero 22, con documento del Concilio Vaticano II. Lo dicono i padri della Chiesa, lo dice il mistero stesso che celebreremo, oggi è 19, tra settimana prossima. È l'umanità, perché noi abbiamo l'umanità. Quindi vuol dire che questa realtà verso la quale noi ci protendiamo, che è quella della divinità, è mediata dall'umanità. La divinità non può essere immediata a noi. Noi non ci è data immediatamente la divinità. Per tutto quel percorso, se vi ricordate, a livello proprio antropologico, che noi non riusciamo a poterla far nostra, per le nostre categorie che tutti quanti abbiamo. Quindi non potendo arrivare a noi immediatamente, ci arriva mediata. E il primo luogo di questa mediazione è proprio la celebrazione, i sacramenti. Diranno i padri della Chiesa che tutto ciò che ci ha salvato, quindi l'umanità di Cristo, quell'umanità è passata nei sacramenti. Quindi quando noi ci accostiamo ai sacramenti, noi nei sacramenti tocchiamo l'umanità di Cristo. Ora, vi dicevo, di questa realtà, di quindi che noi andiamo a Lui, ma che Lui viene verso di noi, quindi di questo suo desiderarci, ci dice profondamente Dio come ci vede. Perché guardate, il dramma nostro molte volte è proprio questo. Come noi ci vediamo, bene o male lo sappiamo. E noi molte volte non ci vediamo bene, noi. Non che non ci vediamo bene, non vediamo bene noi stessi. Invece la liturgia, il Signore, entrare nel suo mistero, significa vederci come ci vede Lui. Teniamo presente la Chiesa, no? Come se fosse adesso la Chiesa. I banchi, c'è l'altare e c'è il sacerdote che presiede. Nella celebrazione noi assumiamo lo sguardo di Dio. E Dio da dove ci guarda, dove state, tenendo presente l'altare? Dio da dove ci guarda, dove state voi o da dove stiamo noi in questo momento?
da dove stiamo noi. Quindi nella celebrazione, sapete, assumendo lo sguardo, noi dove passiamo? Passiamo di qua tutti quanti. Nell'atto celebrativo noi assumiamo nostro lo sguardo di Dio, e quindi di qua. E lo sguardo di Dio non lo dimentichiamo mai, è sempre quello che vide che era una cosa molto buona. Questo è lo sguardo di Dio. Allora capite la speranza? E capite come poi viene coniugata la speranza nella nostra vita? Capite perché San Paolo potrà dire né morte né avvenire, sopporto tutto così per Cristo? Né spada né tribolazione. Capita questa realtà, che chiaramente anche qui non è una comprensione qui, perché capirlo qui fa ben poco, è capirlo qui, perché poi è le mie mani, ecco i gesti, che dicono questo sguardo di Dio. Perché non semplicemente io capisco come sono guardato, ma devo far mio il suo sguardo. Cioè lui mi rende idoneo, capace di far mio il suo sguardo. E quindi se io mi vedo visto come una cosa molto buona, io non potrò che vedere a mia volta una cosa molto buona, se sono figlio di Dio. E siamo figli di Dio, non per natura, ma per grazia. Per grazia significa che io e voi non abbiamo fatto niente per essere figli di Dio. Niente, proprio niente abbiamo fatto. Ma una cosa la dobbiamo fare, e il Vangelo ce lo dice, proprio ripeto, il Vangelo di domenica. Non ve l'anticipo, lo leggiamo. Che cosa dobbiamo fare? Vediamo se riuscite a coglierlo nella lettura, cosa dobbiamo fare. È la quarta domenica di Avvento, quindi tenete presente, veniamo dalla prima domenica dove si parlava come fu ai tempi di Noè, mangiavano e bevevano, non si accorsero di nulla, e quindi quell'attenzione. Poi la seconda domenica, che quest'anno è stata la festa dell'Immacolata, se vi ricordate, però la seconda domenica di questa era la presentazione di Giovanni Battista, che iniziava, presentava, mentre lì battezzava, il Messia che deve venire. Domenica scorsa, vi ricordate, di nuovo Giovanni Battista in carcere, e manda a dire sei tu colui, o ne dobbiamo aspettare un altro. Vedete, fanno tre Vangeli che abbiamo ascoltato che fanno riferimento a che cosa? Alla venuta, nella gloria, perché noi quella attendiamo, non lo dimentichiamo, noi non attendiamo il Natale, il 25, noi attendiamo la venuta nella gloria. E se celebriamo il Natale è per avere la consapevolezza che se è venuto per tenere sveglia e desta la venuta finale. Quindi ricordiamo la sua venuta a Betlemme per rianimarci nel fatto che lui verrà, perché l'ha promesso che verrà. Quindi se è venuto una volta, verrà pure come lui ha promesso la seconda volta. Il Vangelo invece di domenica prossima ci metterà davanti agli occhi il ricordo della venuta storica. Infatti, se vi ricordate, l'Avvento tiene queste due dimensioni, e fino al giorno 16 era la dimensione dell'Avvento, la parusia, così si chiama, la venuta finale. Il secondo blocco, il secondo, questo qui, che coincide con la novena. Infatti i testi di questi giorni ci richiamano proprio il fatto di la preparazione immediata della sua nascita. Prima lettura, ascolteremo i profeti Isaia ancora una volta. Avete visto in tutte le domeniche e anche nei giorni feriali stiamo sempre ascoltando Isaia, perché Isaia è il profeta per eccellenza dell'Avvento. E quindi Isaia ci richiama così domenica. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz. Acaz era un re di Israele. Chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse, ascoltate casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. C'è una cosa strana in questa lettura che abbiamo ascoltato. Leggo anche il Vangelo per vedere poi la differenza tra i due. Vangelo di Matteo. Così fu generato Gesù Cristo.
Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli ha ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Acaz, il re di Israele, vive in un momento storico particolare dove c'è una guerra in atto e Acaz deve fare un'alleanza. Non sa però con chi riallearsi, se con il re di Assiria, con il re di Egitto, il re di Babilonia. Si trova in questa situazione così. Ora, tenete presente che in Israele il re nasce, la monarchia nasce, perché sia segno visibile, anche di mediazione, della regalità di Dio, Dio che governa il suo popolo. Siccome tutti i popoli avevano dei re, anche Israele gli diceva: Signore, dai pure a noi un re, c'è tutta una storia particolare poi dietro questo. No? È come questo. Acaz, nel chiedere con chi fare alleanza, si dimentica sanamente di fare alleanza con Dio. Il profeta Isaia gli va incontro, dice: Acaz, chiedi un segno, cioè che modo che ti confermi in questa alleanza. Acaz rispose: io non voglio tentare il Signore. Sembra una bella risposta che dà Acaz, perché giustamente, vi ricordate, noi lo ascoltiamo nei Vangeli di Gesù nella tentazione, tenete presente, Gesù richiama il Deuteronomio, quando il demonio dice: buttati giù, manderei i suoi angeli a prendere. Come risponde Gesù? Non tenterai il Signore tuo Dio. La stessa cosa dice anche Acaz. Com'è? Gesù lo dice bene e Acaz lo dice male. Perché il profeta gli risponde: ma non ti basta di stancare gli uomini, ora vuoi stancare anche Dio con questo? In pratica Acaz è un ipocrita. Perché? Perché Acaz fa questo ragionamento, e vedete sotto sotto se non è anche il nostro. Acaz dice: se io chiedo un segno al Signore, e il Signore il segno me lo dà, io poi che faccio? Devo seguire il suo segno. Allora, io il segno non glielo chiedo, lui il segno non me lo dà e io sono libero. Seconda destra di Acaz, che è la nostra anche destra. Perché il rischio è questo, vedete? Quando noi diciamo: sì, ma il Signore, io lo prego, prego, però, ma io prego chi? Prego me stesso, non prego il Signore. Perché il Signore, lui risponde sempre: sono io a non volerlo sentire, quando in quella risposta che mi dà non è quella che io mi aspettavo. Allora, quando io dico vieni, Maranatà, vieni Gesù, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, dico: perché veramente lui venga, e venga dove? Vieni nel mondo. Quale mondo? E digli: vieni affinché lui confermi le mie scelte, o le mie scelte le sradichi radicalmente. È possibile che tra me e Dio c'è piena corrispondenza? Io non credo. Oh, scusate, perlomeno per me no, non so, per voi certamente sì. Dal lato opposto, Giuseppe, nel Vangelo, e noi dovremmo fare un serio lavoro, dovremmo fare, no? Dovremmo svecchiarci di tutte le immagini che purtroppo fin da bambini o ci hanno indottrinato o che noi abbiamo fatto nostre.
perché in tutte le rappresentazioni di questo mondo Giuseppe è sempre rappresentato come quello vecchietto appoggiato a un coppo bastone e Maria giovanissima. Ma scusate, in quale parte del Vangelo si parla di questo Giuseppe che è anziano? Perché diciamoci la verità, anche dalle nostre parti, no? Quando è che una ragazza sposa un anziano? Quando è una ragazza sfortunata? Dici che lei è sfortunata, pigli da Cristo che è un buon partito, o tu pigli mo, o non hai più niente. Oppure quando l'anziano è pieno di soldi, allora quindi è meglio così, almeno ti sistemi, cioè che non hai né arte né parte. Ma nella realtà dei Vangeli tutto questo non da nessuna parte proprio esce fuori. Nella realtà dei Vangeli tutto questo da nessuna parte esce fuori. Quindi Giuseppe e Maria, prima di essere il quadretto della Santa Famiglia, Giuseppe e Maria sono semplicemente due giovani, come i miliardi di giovani che vivono su questa faccia della terra, e così come siamo stati noi giovani. Progetti, sogni, desideri. Giuseppe e Maria non avevano fatto la scuola di teologia. Maria non lo sapeva che era l'Immacolata Concezione. Né tantomeno sapeva che era la tutta santa. E Giuseppe non sapeva di essere stato prescelto per essere il custode poi. Quindi quando si sono fidanzati, si erano veramente fidanzati. E quindi vi immaginate, cioè due ragazzi che si fidanzano e progettano il loro matrimonio. Progettano la loro, sognano la loro vita. Anche circa la virginità. Chissà, secondo me, quanti figli avevano sognato di mettere su questa faccia della terra? Per un semplice motivo, perché la donna israelita doveva necessariamente partorire, sapete perché? Perché doveva nascere il Messia. Quindi ogni donna poteva essere ipoteticamente la madre del Messia. Ecco perché nella mentalità biblica la sterile era maledetta, perché non poteva generare l'ipotetico Messia. E quindi Giuseppe, cioè lui vive questa situazione qui, del suo sogno, come Acaz vive il suo sogno. Ora avviene questo dramma, perché qui è un dramma. Quando Maria l'avrà detto a Giuseppe, ci pensate, Maria in cuor suo, no, come glielo dico? Che cosa gli dirò? Quanti santi avrà pregato Maria per dire aiutatemi voi? Maria avrà detto, Madonna mia, aiutami tu. Neanche questo conforto l'hai avuto, che noi lo teniamo. Non sto scherzando, sì, Madonna mia, aiutami tu, sì, sto scherzando su questo, però capite, non sto scherzando, cioè vorrei che noi prendessimo sul serio quello che leggiamo, non lo leggessimo come dei fatterelli, perché altrimenti il rischio, sapete qual è? Che noi leggiamo come leggiamo ai bambini la storiella, c'era una volta un re. E quando leggiamo così, tra il re che leggo nella storiella e io bambino così, resto solo ammirato, che bello, beato lui. Se noi leggiamo così la storia dei Vangeli, restano così lontani da noi, che non hanno niente da dirci. Sono delle pagine che giriamo e restano lì. Lì dentro è lui che viene incontro a noi per dirci qual è la nostra realizzazione. Perché se leggiamo con attenzione, quel Giuseppe siamo noi. Siamo noi che abbiamo quella realtà dei nostri sogni nei confronti di una determinata realtà, anche la realtà stessa della vita, e questa realtà della vita a un certo punto ci viene davanti e ci mette qualcosa che noi non ci aspettavamo, come il fatto che la mia ragazza, promessa sposa, è incinta. E quante cose, forse fino ad oggi, realtà che noi non ci aspettavamo, pia situazioni e non te l'aspettavi, e ti senti cadere le braccia. E se vi ricordate, la domenica precedente, proprio Isaia così diceva, Israele, non lasciarti cadere le braccia. Provate a immaginare la scena, no, quando cosa... E fai con le braccia così.
Però c'è una cosa meravigliosa. Che detto il testo, mentre Giuseppe stava considerando queste cose, quale? Di mandare via Maria. Cioè Giuseppe non deve ancora scegliere, Giuseppe ha scelto già. Giuseppe sa come mandarla via. Non lo vuole fare pubblicamente, però ne spolla ludibrio, quindi la lapidazione. Però essendo uomo giusto, qua dovremmo anche intenderci che cos'è la giustizia. Perché a livello umano giustizia è dare a ciascuno il suo, questa è la giustizia. Io do a te quello che devo dare a te e a te quello che devo dare a te. Non è questa la giustizia di Dio. Ricordate un po' il figlio il prodigo, lì quando parlammo a Mugnano del Cardinale, lì qualcosa toccammo della giustizia. Quindi mentre Giuseppe decide, sta considerando queste cose, ecco che arriva il Signore. Quindi Giuseppe sta considerando e queste cose le considera davanti a Dio. Allora noi chiediamoci, ma quando ci arrivano le batoste della vita, ma noi le consideriamo davanti a Dio? Quando siamo a fare delle scelte, queste scelte le facciamo, le ponderiamo davanti a Dio. Il mio essere, il mio dirmi cristiano, quello che partecipa alla messa, quello che va al corso di catechesi, quello che frequenta la comunità parrocchiale, quello che frequenta il gruppo, ma le scelte le fa davanti a Dio? O le faccio davanti a me stesso? Quello sguardo dove io a me stesso due soldi non li do in mano perché conosco la mia fragilità, la mia debolezza. E non lo sguardo di Dio invece, da sempre amato. E attenzione perché, che cosa dicevo prima quando ho detto noi vediamo se riusciamo a cogliere in Giuseppe, non so se l'avete colto. Giuseppe deve fare una cosa, a differenza di Maria, perché Maria è chiamata a generare Gesù. Giuseppe non è chiamato a generare Gesù. Noi non siamo chiamati a generare Gesù, attenzione. Noi come Giuseppe siamo chiamati ad accogliere Gesù. Giuseppe è chiamato ad accogliere questo mistero. Anzi, neanche. Giuseppe deve accogliere Maria che porta il mistero. Noi siamo chiamati ad accogliere Maria che porta il mistero. Ci potremmo chiedere, ma chi è Maria? Sant'Agostino qui ci aiuta. Maria è la Chiesa. Perché il mistero arriva a noi attraverso la Chiesa. Molte volte sentite no, quelli che dice Cristo sì, la Chiesa no. No, Cristo ti arriva tramite la Chiesa. E attenzione perché dobbiamo dirlo questo, la Chiesa non è la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa, il popolo dei battezzati. Noi siamo chiamati ad accogliere il mistero della presenza di Cristo, non a generarlo. Ma allora vi prego, provate proprio anche a pensare, no? Le mie mani, i miei piedi, i miei capelli, anche il capello sono contati, no? Il mio cuore, il battito del mio cuore che accoglie il mistero della vita di Cristo. Capite perché San Paolo dirà a un certo punto, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora, come mi situo davanti a questa realtà che non è una fantasia? Capite? Quando Giuseppe qui considera queste cose, e in certo qual modo è quello che San Paolo dirà, noi neanche sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ecco perché poi viene lo Spirito in nostro aiuto. Perché io le mie decisioni, capite? Se io prendo una mia decisione partendo da che cosa? Dal fatto che mi devo sistemare, allora tutto sarei invogliato lì, che mi devo sistemare. E quindi so che cosa chiedere, Signore fammi trovare una sistemazione, Signore fammi vincere l'Enalotto, Signore fa che possa vincere la schedina. E queste erano le mie preghiere, e per favore non mi dite che non è così. Può anche essere così, va bene, però ho la capacità quando lui poi viene, se è vero che lo prego per dire vieni, poi di farmi mettere in discussione, non temere di prendere con te Maria. Quando io invece temevo, quando io temo,
perché l'ignoto ci fa paura. L'ignoto noi lo temiamo. E allora capite, il Signore che sta lì con tanta pazienza, perlomeno che lui usa verso di me, tantissima pazienza, no? Nel dire, Maurizio, non temere. Provate per favore nel vostro cuore, no? In questo momento, togliamo il nome Giuseppe, mettete il vostro nome e aggiungete, non temere. Giuseppe, non temere. Maria, non temere. Antonio, non temere. Ma veramente, è la sua parola. E tutte le volte che il Signore vuole rassicurare, sempre fateci caso, non temere. Non temere Abramo, non temere Mosè, non temere Maria, non temere Giuseppe. E ci siamo noi, non temiamo. Ed è bello perché poi alla fine, vedete, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la prende con sé. Capite? Era partito di licenziarla, come finisce? La prende con sé. Allora vogliamo avere una prova, se stiamo pregando, abbiamo incontrato il Signore, se è vero gli vieni, se usciamo dalla preghiera, dall'incontro con Lui diversamente da come eravamo entrati. Se eravamo entrati con un pensiero e ne usciamo con un altro. Non so se capita pure a voi, no? Qualche volta che viene qualcuno a parlarci e ci viene a chiedere qualcosa e inizia a parlare, no? Che manca la possibilità di poter rispondere. Poi non vengo così e quello poi dice a fine, ma ero venuto per una cosa e me ne esco con un'altra. E questo è l'incontro col Signore. Certo, adesso verrebbe da dirci, prende con sé Maria sua sposa. E che cosa succederà da quel momento in poi? Come anche Maria, ricordate, no, l'angelo si allontanò da lei. Cosa è successo dopo? Certamente una cosa è certa, non è scesa la schiera angelica e si è messa intorno e li ha serviti. Certamente non è che hanno trovato i voucher, gli assegni per la strada, hanno trovato la via facile, tutto bello, così rose e fiori, le candele, la festa. Certamente non questo. La cosa più immediata che hanno trovato a distanza di 9 mesi è la povertà di una grotta, il buio di una grotta, il freddo di una grotta. Noi cosa avremmo detto? E mi hai detto non temere. E capite come il non temere acquista un nuovo significato? Capite? Si sono messi dalla parte di Dio e hanno visto diversamente. Quindi quel freddo, quel buio, non era più il freddo e il buio che avrebbero sperimentato dall'altro lato. E quel freddo e quel buio è stato una vocazione, una chiamata, un qualcosa. Allora capite, davanti a quella realtà, e questo è quel vieni, Signore, qual è l'occasione alla quale mi stai chiamando e mi stai offrendo? Qual è l'opportunità che mi offri in questo? Fateci caso, quando vi ricordate, quando abbiamo avuto quel momento forte di crisi, no? Le crisi, come il dubbio, ci permettono di poter reimpostare la tua vita su qualcosa forse di solido, perché la crisi è venuta perché qualcosa è venuto a mancare, è caduta. Allora su che cosa mi poggiavo che poi è caduta, per cui sono entrato in crisi? Allora, vi ricordate, facciamo l'esempio di quel cantante Fedez, no? Che ha scoperto probabilmente quella malattia che potrebbe portarlo alla distrofia muscolare. E lui ha detto così, adesso ho capito, sto rivedendo tutte le mie priorità. Allora, l'incontro con Cristo, ripeto, dal quale noi usciamo da ogni celebrazione, dovrebbe proprio farci rivedere tutte le nostre priorità, tutte. Allora qui potremmo farci già una domanda, che anche qui entra nella vigilanza. Quali sono le priorità? Nel silenzio del mio cuore, riuscirei a dare il nome alle priorità della mia vita? Proprio in questo momento, provate a pensare per un attimo solo, proprio in 3 secondi. Qual è la priorità? Però vi prego, non pensate, è Gesù, perché non è vero. Forse c'è anche Gesù,
Ma non so se è la prima priorità. Perché noi dobbiamo mettere ordine. Se non mettiamo ordine, c'è caos. Perché capite, pure qui, no? Gli imporre il nome Gesù. Perché salverà il popolo dai peccati. Quindi non illudiamoci, Gesù non è venuto a fare i miracoli. Gesù è venuto come prima missione, in base al nome, a salvare il popolo dai peccati. E vi ricordate, se farà i miracoli, come nel paralitico, se vi ricordate, Gesù lo dice chiaramente, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha in terra il potere di rimettere i peccati, perché in cielo ce l'ha Dio il potere di rimettere i peccati. Quindi loro gli dicono, chi è costui? Bestemmia, perché solo Dio, ed è vero, solo Dio può rimettere i peccati. È vero, loro indirettamente stanno dicendo una professione di fede. Gesù dice, affinché sappiate, io ti dico, disse al paralitico, alzati e cammina. Però affinché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati, dico alzati e cammini. Quindi alzarsi e camminare diventa un segno di quel potere che ha rimettere i peccati. Perché il suo nome è questo, la sua missione è questa, rimettere i peccati. Ma io Gesù lo prego, perché però così mi fa pure la grazia. Sì, quale? La rimissione dei peccati. Se voglio altro, devo andare da qualcun altro. La settimana scorsa era Santa Lucia, scusate se faccio questo riferimento, no? Allora, sono stato invitato a celebrare, c'è anche Santa Lucia, quindi sapete, nelle feste sono varie messe, celebrate la messa. Certamente qui ci sono tantissimi che vengono a chiedere la grazia della vista. Però ho detto che dovremmo andare dall'ottico per la vista. La Santa Lucia me ne chiede una grazia, che tra l'altro nella colletta c'era proprio specificato quale grazia lì c'era da chiedere, la luce del cuore, per vedere col cuore. E invece vado da lei per vedere con gli occhi, ma devo andare dall'oculista per vedere con gli occhi. Cioè l'oculista apposta per questo. E se non riesco a trovare il fidanzato, una gita a San Valentino. Da qualcun altro devo andare, mi devo interrogare. Allora capite, mettere ordine, dobbiamo mettere ordine. E per mettere ordine, purtroppo, c'è sempre solo una cosa, c'è bisogno di tempo, che non abbiamo. E più andremo avanti, continueremo a non avere. Chi è che deve mettere un punto? Il mondo fuori il punto non ce lo metterà per donarci del tempo. Dobbiamo prendercelo noi il tempo. La liturgia ci aiuta a recuperare tempo. Lo dicevamo anche la volta scorsa, se vi ricordate, no? Però provate a pensare, nelle nostre chiese non ci sono mai momenti di silenzio. Si attacca il rosario, si attacca l'adorazione eucaristica, si attacca la parola dei canti, si attaccano le altre cose e poi subito esce la messa. Cioè, se io voglio andare un attimo in chiesa per un momento di silenzio, non lo so dove, in quale momento si dovrebbe entrare. Allora, lasciamoci educare dalla liturgia. Lasciamoci prendere con mano veramente, perché altrimenti voi vedete, poter dire vieni Signore, lo possiamo dire grazie alla liturgia, perché altrimenti noi non ci pensiamo proprio a dire vieni Signore. Però voi potreste dire, ma sono poi solo delle frasi che diciamo con la bocca. Però attenzione, a quello che io dico con la bocca deve corrispondere poi il cuore. Allora, dalla bocca fallo, e non all'inverso, è tutto il contrario. Dalla bocca deve scendere, non è che lo devo tenere nel cuore e poi lo professo con la bocca, no, tutto il contrario. La liturgia, quello che dico con la bocca, la professione di fede,